Bolle di sapone e tante aspettative, così il taglio del nastro della 14ª edizione di Shopping sotto le stelle, la notte bianca degli acquisti, tornata nel centro storico di Arezzo, come sempre nel primo giorno dei saldi. Noi riproponiamo l'evento Shopping sotto le stelle. L'evento è, diciamo così, puntare tutta l'attenzione sul fatto che i negozi sono aperti anche di notte, è il primo giorno dei saldi, si possono comunque fare degli acquisti, diciamo, in maniera più, fra virgolette, conveniente. È una festa comunque della città che ritorna, voglio dire, dopo 2 anni comunque di limitazioni. Maxi isola pedonale, negozi aperti sino a mezzanotte, ma anche tanta musica ed intrattenimento. Lo shopping è protagonista di questa bellissima serata, un evento in tutte le piazze, quindi Notte dei Colori in piazza Sant'Agostino, Salsanamà in piazza San Jacopo, Paul Jordan in via Roma, via Crispi, il centro pedonale chiuso al traffico, quindi aperitivi e cena sotto le stelle, insomma ce n'è per tutti i gusti, una serata veramente speciale. I saldi estivi dureranno 60 giorni, tante le speranze dei commercianti dopo un mese di giugno reso complicato anche dal meteo. Che effettivamente si dice non ci sono più le mezze stagioni, no? Questo è vero e questo incide anche nelle vendite da parte dei commercianti, perché si passa veramente dal freddo 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 al caldo caldo caldo, quindi le cose di mezzo rimangono un po' lì. Vediamo se i saldi ridanno anche una boccata d'ossigeno.